che dopo tanti anni che il compleanno è passato inosservato, non lo sapeva nessuno. Quest'anno invece si è voluto solennizzare da parte della fraternità, che ringrazio, e da parte della provincia tutta. 90 anni. Mi chiedo, ma tu hai pensato che hai 90 anni? In una riunione, un capitolo locale, del periodo della pandemia, stando lì sulla loggia, tutti quanti congregati, mi è stato detto, in maniera delicata, fraterna, ma tu pensi che hai 90 anni? Io non ci avevo mai pensato. Ma da allora è sempre qui. La sera, quando devo andare a incontrare, diciamo, il sonno, il Signore mi abbandona a te. La mattina, Signore, ti ringrazio per quello che mi hai dato, ma non so. Che cosa mi ha procurato quel ricordo? Mi ha procurato il ricordo di dire, tu devi pensare anche alla tua anima, io ci pensavo alla mia anima. Ma adesso ci penso in maniera molto più continua, e serena e fiduciosa. Vi ringrazio per quelle cose che avete fatto, che avete potuto dire, per la stima che avete potuto dare al mio comportamento, ma quello che ho fatto perché era convinto, perché amavo il Signore. Volevo fare quello che il Signore voleva da me. Purtroppo ho dovuto lamentarmi con il Signore e con me stesso, che pur vivendo con il Signore per il Signore, non sempre ho avuto quel pensiero continuo come il pensiero attuale. Detto questo, stamattina, stando nella stanza, poco prima che arrivassi il confratello, stando solo, mi è venuto e mi è ritornato nella mente quella espressione dei Salmi: Eundes ibant et flebant. E a me, allontanarmi, anche se provvisoriamente, non lo so, stanno le mani di Dio, provvisoriamente, dalla fraternità, mi procura un dispiacere. Eundes ibant et flebant, nel mio interno, perché Dio vuole così. Tante cose potrebbero cambiare, ma mi dispiace, accetto la volontà di Dio e mi adeguo alla volontà di Dio. Ma Eundes, io vado a San Giovanni, mi metto nelle mani di Dio, ritornerò se Dio vuole. Venendis altem, venend come esultazione. Me l'auguro per il Signore. Ringrazio la fraternità, i confratelli con i quali giustamente è da dire uno
della fraternità, perché io percepisco sempre. Sono stati gli ultimi sette anni sereni. Eravamo fratelli. C'era il pensiero da parte di tutti, l'uno verso gli altri. È stata una cosa bella. Ringrazio quello che avete potuto collaborare con me, con il Signore, e mi auguro che il Signore voglia dare a voi più che a me la serenità e la gioia di essere cappuccini. Pensavo, scusatemi, quando avevo delle fantasie, cioè che cosa vorresti sulla tua tomba? Allora, di Lexi, Gesù e la provincia. Ho amato il Signore, ho amato voi. Che Dio vi voglia benedire, punto e basta.